Allora, la Devology ha creato questo biodecodificatore con ottimi materiali plastici ABS che sono molto tenaci e resistenti, leviti, briciola, ed è veramente molto fantastico e completo come prodotto. Utilizza, come vedete, una presa Shaku tedesca, quindi di conseguenza se nel caso la presa a muro non è adatta per questa qua dovete comprare una minima spesa un adattatore. Il cavo di alimentazione è lungo 150 centimetri all'incirca, quindi dà un'ampia possibilità di potersi muovere e spostarlo, perché grazie alle sue rotelle si può trasportare ovunque. Una cosa molto importante da dire è che innanzitutto adopera come gas 45 grammi di gas rifrigerante ed è l'R290, quello conferma alle direttive europee sulla protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda la capacità sua, riesce a tirare e a filtrare 20 litri di acqua nelle 24 ore. Si può fare un drenaggio continuo inserendo il tubo in rotazione qui, oppure possiamo utilizzare la tanica, che ha anche la finestra per controllare il livello, che ha una capacità di 3,5 litri. Ovviamente quando si riempie l'apparecchio si spegne. Ha diverse funzioni, che poi dopo vediamo insieme, e le sue dimensioni sono alquanto ridotte, tant'è vero misura 366x220x613 mm, quindi non è molto ingombrante. Abbiamo un pannello di controllo qui su, facile, molto intuitivo anche da capire, però comunque vi raccomando sempre di leggere le istruzioni prima del suo uso. E ci sono diverse funzioni. C'è il tasto ionico, questo, che voi mi direte a che cosa serve? Serve per ridurre i batteri che sono presenti nell'aria. Poi abbiamo il tasto di cambio di modalità, che c'è quello target, quello comfort e quello continuo. Qual è la differenza tra questi qua? Il target noi possiamo impostare noi la percentuale dell'umidità, mentre la modalità continua praticamente non fa altro che cercare di raggiungere il 40% di umidità come assorbimento nelle 24 ore, mentre c'è quello comfort, che è questo qui. Questo qui praticamente fa tutto in automatico, anche lì la modalità comfort, cercando di controllare l'umidità tra il 45 e il 55%. La ventola ha anche tre tipi di impostazioni, da come possiamo vedere. Ci sta quella alta, c'è questa qui, la standard, questa qui, oppure la sospensione. Come rumorosità praticamente arriviamo alla massima velocità a 45 decibel. Come vedete è molto silenzioso, è come due persone che conversano tra di loro. E nello stesso tempo, oltre che abbiamo questi decibel molto silenziosi, anche il pannello di controllo è molto ben leggibile, però la luce è soffusa. Quindi se nel caso lo mettiamo in una camera da letto, non è che ci può arrecare fastidi alla vista perché ci illumina tutta la stanza. Qui abbiamo il timer, che lo possiamo impostare nelle 24 ore. E poi una cosa molto essenziale, abbiamo anche il blocco bambini. Il blocco bambini, teniamo premuto questo bottone per 5 secondi. Se va qualche bambino vicino e lo tocca, non succede nulla. Il suo uso è semplice, molto ma molto semplice. E poi la chicca anche di questo deumidificatore, che noi lo possiamo controllare a distanza, se nel caso ci troviamo anche fuori casa, tramite l'applicazione Smart Life. Funziona sia con il sistema Android sia con il sistema iOS. Ci permette di fare tutto praticamente. Qualsiasi cosa che noi possiamo interagire sul pannello lo possiamo fare anche con questa applicazione, che ci permette di praticamente di impostare qualsiasi cosa, con tutta comodità, anche se noi siamo fuori di casa.